Giovanni Fracasso, presidente di Piccola Industria, presidente di Duit, un'azienda che in questi ultimi anni ha avuto un'evoluzione importante. Ci vuoi parlare della tua crescita? Duit, come dice l'acronimo, è una società che si occupa di digital out of home, facciamo tecnologie digitali per la comunicazione digitale fuori dalle mura domestiche, che significa in aeroporti, metropolitane, stazioni, retail, ambiti corporate, ambiti produttivi anche, quindi anche per le realtà manifatturiere. È una nicchia del mercato della comunicazione digitale, una nicchia molto piccola che però è sempre in crescita, è stata sempre in crescita negli ultimi anni. Noi ci siamo inseriti, abbiamo avuto la fortuna o l'intelligenza, chi lo sa, di inserirci in questa nicchia molto, che era veramente infinitesima quando ci siamo entrati, adesso comincia ad avere una sua importanza e in questi anni siamo sempre cresciuti. Anche perché operate ormai in molti mercati internazionali. Clienti importanti a livello internazionale? Sì, in realtà tutti i nostri clienti sono o grandi brand che sono internazionalizzati, quindi che hanno punti vendita ad esempio in giro per il mondo, o realtà produttive in giro per il mondo, o grandi concessionari di pubblicità, anche queste internazionalizzate. Quindi abbiamo un mercato che ha, partendo dall'Italia, comunque una dimensione internazionale. Bene, allora noi abbiamo avuto il piacere di averti tra i partecipanti di questa importante iniziativa di fondi dirigenti che tecnicamente si chiama azione propedeutica, ma l'abbiamo chiamata pre-elite, no? Elite ci deve richiamare un po' il senso della quotazione in borsa, no? Perché è un percorso importante che le aziende che appunto sono in crescita possono percorrere. Allora, visto che tu hai partecipato a questa esperienza, ecco, volevamo avere qualche tua impressione, quindi capire com'è andata e quindi capire anche rispetto un po' alle tue strategie, ecco, come ti sei avvicinato a questo mondo che è un mondo che come hai connotato e caratterizzato secondo te? Sono tantissime domande in una, proviamo ad andare con ordine. Sì. Allora, anzitutto, l'esperienza è sicuramente stata interessante e sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista dell'approccio strategico nostro, perché è coerente con quello che stiamo evitando di fare per i prossimi anni. Dal punto di vista culturale sostanzialmente perché continuamente quello che trovo è che dobbiamo noi piccole, piccolissime aziende continuare a innovare anche e modificare e far crescere il nostro approccio al mondo della finanza, dove il mondo della finanza ormai vuol dire tutto, cioè quindi vuol dire il mondo del credito, ma anche il mondo del private equity, ma anche il mondo delle obbligazioni, quindi dei bond ad esempio, eccetera. Nel fare la mia azienda ho coinvolto un fondo di finanziamento, un fondo di private equity internazionale, e questo ovviamente ci è stato di grande aiuto. Ci è stato di grande aiuto per reperire la finanza per la startup. Paradossalmente è stato un problema nel rapporto con le banche, per molti motivi, uno dei quali era perché la classica richiesta dell'istituto di credito per concedere qualunque tipo di finanziamento, anche solo un affidamento, la classica richiesta della garanzia o personale fideiussoria piuttosto che immobiliare eccetera eccetera, qualcosa a cui noi avevamo grosse difficoltà a soddisfare, perché avendo dentro il fondo di investimento con una percentuale anche importante, il fondo di investimento non rilascia garanzie. Posso farlo io, ma che senso ha? Quindi fin dall'inizio noi ci siamo posti il problema della relazione in maniera particolare, in maniera diversa dallo standard, e non è stato semplice. Quindi ti assicuro che per me formarmi, io mi occupo di finanza in azienda, continuare a formarmi su questa tematica è assolutamente essenziale. Quindi in questa esperienza formativa
hai avuto anche, come dire, dal punto di vista del tema accesso alla finanza strategica, diciamo un nuovo tipo di stimolo, no? per la tua azienda e per la tua esperienza. Indubbiamente, perché al di là della tattica che mi dice, che ho portato a casa da questi due giorni, che mi dice che è più importante l'andamentale rispetto ad altro, che è più importante ormai andare con un budget per cash flow rispetto a un conto economico, certo. Che comunque sono informazioni interessanti, diciamo così. Anche perché diciamo che non sono scontate e dobbiamo lasciarci alle spalle quello che è stato, diciamo, il vecchio approccio basato un po' sull'andamento storico, che nel tempo, per fortuna, insomma, sta evolvendo, di cui peraltro la crisi ha fatto strame, perché certo. Aziende che si basavano sull'andamento storico fantastico, floridissimo, nel giro di un anno sono ahimè si sono trovati in grosse difficoltà, perché clienti storici sono diventati instabili dal punto di vista finanziario. Detto questo, dal punto di vista invece dell'approccio strategico, noi abbiamo un obiettivo che è quello di salire di una classe di fatturato, sostanzialmente, cioè salire di un ordine di grandezza. Per salire di un ordine di grandezza di fatturato abbiamo bisogno di fare investimenti che non riusciremmo a finanziare né con le finanze in autofinanziamento proprie, nemmeno attraverso il credito, perché servono mezzi che possiamo trovare solo, secondo me, attraverso un mercato dei capitali rinnovato. Certo. Il panorama italiano oggi non è il più brillante d'Europa, chiamiamolo così, dal punto di vista del mercato dei capitali e del private equity. L'unica cosa che sta all'altezza di quello che accade, ad esempio, nei paesi anglosassoni è proprio il programma Elite. E quindi per noi è naturale vedere quello come un obiettivo, anche se non è un obiettivo immediato, cioè non sarà un obiettivo né di quest'anno né dell'anno prossimo, ma nel giro di un triennio dovremmo essere, speriamo di essere in grado di avviare questo programma. Ecco, hai potuto valutare quali gap, diciamo, ci sono ancora dal punto di vista, se vuoi, dell'esperienza, delle competenze all'interno di un'azienda della dimensione vostra, rispetto a questo nuovo obiettivo da raggiungere? Sì, il vero gap nostro è un gap dimensionale, okay. Perché il programma Elite richiede una dimensione di fatturato per un'azienda che è simile alla nostra, una dimensione di fatturato pari o superiore a 5 milioni, in generale invece intorno ai 20 milioni di euro di fatturato, che da cui oggi siamo ancora molto lontani. Dal punto di vista delle competenze, il fatto invece per noi, dico per noi, sì. Il fatto di aver avuto fin dall'inizio un fondo di investimento, certo. sì. ci ha spinto e, se vogliamo, costretto ad avere una serie di practice interne dal punto di vista della gestione della finanza, della rendicontazione, della contabilità industriale, appunto della rendicontazione dei bilanci gestionali che noi facciamo ogni mese. Che in realtà ci rende già conti da questo punto di vista. Ecco, in effetti questo devo dire che spesse volte nelle PMI può essere è più difficile trovare, quindi invece voi siete già assolutamente allineati e direi pronti per fare questo salto, quindi direi estremamente interessante. Sì, ci manca solo quel trascurabile dettaglio, ma ci arriveremo.